Al di là delle inutili e sterili polemiche che sono state fatte in questi giorni da alcuni gruppi politici, come già avevo comunicato in passato, l'ufficio tecnico sta da tempo vagliando l'iter che ha portato all'approvazione della cosiddetta punta di palo. Ovviamente il fatto che questi giorni siano iniziati i lavori di scavo ha reso necessaria l'accelerazione di questo iter di verifica, che ha portato alla sospensione dei lavori per il tempo necessario appunto all'approfondimento di alcuni aspetti, alcune criticità legate appunto all'intero provvedimento e al rispetto di alcune prescrizioni che erano state fatte nella fase di approvazione. Ecco, nell'ordinanza si parla addirittura di un'archiviazione in Regione Lazio della VAS, della procedura di VAS. Sì, perché nell'area in questione si sovrappongono due strumenti urbanistici. Quello che è stato utilizzato per l'intervento che è in atto in questi giorni è un programma integrato di intervento che è stato adottato qualche anno fa. La procedura di VAS si riferisce a questa procedura, all'ultimo programma integrato di interventi che è stato adottato dal Consiglio Comunale e che poi è stata archiviata per il disinteresse sia da parte del Comune che della parte proponente stessa. Quindi agiremo separatamente ovviamente per il programma integrato rispetto a quella che è la procedura del piano casa in itinere. Quindi sostanzialmente ci sarebbe la possibilità di bloccare definitivamente questo piano integrato. Allora, la nostra intenzione è quella di ovviamente bloccare il programma integrato che riguarda l'intera area di Punta di Palo, però non andrebbe a interrompere l'iter dell'altra procedura urbanistica che riguarda il piano casa. È una procedura un po' complessa e non è semplice spiegarla in quattro parole. Però sono due cose distinte e separate.